Benvenuti nella sala stampa della Camera dei Deputati per questa conferenza stampa a cura del coordinamento romano di Fratelli d'Italia, del gruppo del Comune di Roma e del rappresentante della cultura di Fratelli d'Italia, che insomma, sarebbe il sottoscritto. Abbiamo convocato insieme questa conferenza stampa a seguito di una lunga campagna e battaglia di verità all'interno, ad ogni livello, a livello comunale e a livello nazionale, sul Teatro di Roma. Teatro di Roma che, come sappiamo, ha tra i soci Comune, Regione e Ministero, per cui riguarda, è finanziato dai soldi pubblici di Comune, Ministero, dei cittadini romani della Regione Lazio e di tutta Italia. Per cui, come si dice, è cosa pubblica, anche se formalmente l'associazione è un ente di natura privata. Io lascio intanto per i saluti, diciamo, ufficiali, istituzionali del coordinamento romano la parola a Massimo Milani. Grazie Federico, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui quindi, come giustamente diceva Federico, per parlare del Teatro Nazionale di Roma, un ente che forse è più non è conosciuto, ma che ovviamente nel panorama delle associazioni che sviluppano cultura in città di Roma è ovviamente un protagonista importante. Giustamente Federico ha ricordato i soci che ne fanno parte, appunto a dimostrazione di questo, il Comune di Roma in primis, Regione Lazio e il Governo nazionale attraverso il Ministero della Cultura. Si tratta di un ente che gestisce il Teatro Argentina, il Teatro Valle, il Teatro India e tutti i teatri di cintura della città. Quindi parliamo di un'istituzione culturale, ripeto, ancora una volta molto molto importante. Purtroppo abbiamo notato, ormai la nostra campagna, soprattutto grazie al lavoro dei nostri consiglieri comunali e appunto di Federico Morricone, che già, ricordo, fu presidente della Commissione Cultura a Roma e che ha continuato costantemente questa sua attività nell'ambito appunto anche parlamentare e con delega specifica da parte del nostro partito appunto a occuparsi di questo. E ha continuato sempre a occuparsi appunto delle istituzioni culturali e della politica culturale anche nella nostra città, oltre che ovviamente a livello nazionale. Quindi da vari mesi abbiamo attenzionato, anche devo dire, grazie alle informazioni che in qualche modo ci arrivano da persone che stanno all'interno del teatro e che notano appunto le disfunzioni e ce le denunciano, e quindi giustamente noi da forza di opposizione ci facciamo carico di andare a scavare, a vedere attraverso ovviamente documentazione ufficiale, quindi accessi agli atti al Comune di Roma, interrogazioni al Ministero, eccetera, per sapere cosa e come viene, come, cosa avviene in questa istituzione e come viene gestita. Nei dettagli poi entreranno gli interventi successivi, appunto, che delineeranno quello che è emerso appunto da questa attività di indagine, diciamo così, di controllo corretto e giusto da parte dell'opposizione. Ricordo che in democrazia è importante chi governa, ma è importante ancor di più forse chi fa opposizione, che ovviamente svolge un ruolo appunto di controllo di quegli organi che vengono nominati, come in questo caso, dalle maggioranze che siedono appunto all'interno dei consessi istituzionali che sono gli azionisti dell'istituzione Teatro di Roma. Voglio solo dire che la ferita, voglio solo aggiungere questo, che la ferita del Teatro Valle, che ricorderete, è stato occupato, poi disoccupato, poi si è promesso di ristrutturarlo, di riaprirlo, eccetera, a oggi ancora non è stata sanata, sono stati promessi stanziamenti importanti, non ne abbiamo visto ancora la luce, non sappiamo cosa accade all'interno di questo teatro e quindi sarà importante fare chiarezza su questo. Ma è altrettanto importante anche capire quali sono i piani di rilancio, soprattutto oltre che nei teatri importanti centrali della città, anche nei teatri di periferia. Ricordo che appunto grande sforzo è stato fatto dal Comune di Roma, dalle varie amministrazioni che si sono susseguite per portare i teatri anche nelle periferie della città, perché chiaramente il progresso della città passa anche e soprattutto appunto per la valorizzazione attraverso anche appunto l'attività culturale di un certo livello e portandola lì dove i cittadini ci sono, risiedono, vivono, insomma.
basta col pendolarismo anche culturale, voglio dire, non è possibile pensare solo al centro della città come il luogo dove c'è la bellezza, per carità, che ovviamente è irrinunciabile, è patrimonio mondiale, ma è fondamentale anche per il rilancio delle periferie che ci sia attenzione e investimento affinché questi teatri possano lavorare e funzionare al meglio. Mentre invece purtroppo, ripeto, saranno poi chi mi seguirà appunto a delineare meglio quello che è emerso, mi pare invece che c'è l'abbandono di questi teatri, c'è la concentrazione a fare una gestione, ahimè, malsana, senza trasparenza, senza approvazione di bilanci, con grandi ritardi. Quindi noi vogliamo denunciare con forza tutto quanto quello che sta accadendo affinché si possa correggere la rotta. Ovviamente, ultima nota, è chiaro che siamo in vista delle elezioni amministrative per il Comune di Roma, è chiaro che all'interno del programma di Fratelli d'Italia sicuramente ci sarà una parte importante destinata alla cultura e alla promozione della cultura e del turismo su Città di Roma. E ovviamente anche l'impegno a riorganizzare questo comparto in maniera molto più efficiente. Grazie a tutti, la parola allora ad Andrea De Priamo. Direi. Grazie a Massimo Milani che da coordinatore romano segue con grande passione tutti i temi e appunto pur non essendo un eletto segue quotidianamente tutti i temi della città, compreso questo culturale che per noi, per Fratelli d'Italia, è un tema fondamentale. Io ho avuto l'onore di essere presidente della Commissione Cultura che aveva competenza diretta su tutte le istituzioni culturali, compreso il Teatro di Roma, all'epoca presieduto da Massimo Pedroni in maniera da un CDA molto serio e molto trasparente. E questa vicenda affonda le sue radici nell'ultimo anno, pensate un po', del 2013, quando inopinatamente alla vigilia della presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Valle con l'assessore, all'epoca assessore alla cultura del centrodestra, Dino Gasperini, stavamo per presentare la nuova stagione del Teatro Valle con i soldi già stanziati e un gruppo di occupanti abusivi occupò il Teatro Valle, lanciando un'occupazione che durerà anni, il Teatro Valle bene comune, addirittura fecero una fondazione, addirittura ci fu tutta la fila degli attori, lo stesso Rodotà fecero la fondazione, cioè si erano appropriati di un bene comune, un teatro meraviglioso del Settecento, uno dei primi teatri pubblici aperto dalle famiglie nobiliari agli amici, ai parenti e poi diventato di fatto pubblico. È diventato un fatto privato, cioè gli occupanti gestivano quel teatro come se fosse cosa loro. E perché dico questo? Perché questa occupazione è andata avanti fino a quando arriva l'assessore Bergamo con la giunta Raggi, che fa tutta una manfrina, l'ex assessore Bergamo, fa tutta una manfrina con la stampa, così, perché dialoga con le realtà antagoniste che sono, danno senso anche ai nuovi scenari culturali, e insomma fa uscire questi occupanti dal Teatro Valle. Tutti quanti diranno bene, no? È stata fatta un'operazione di ripristino della legalità. E no, perché il Teatro Valle chiude per lavori anche in virtù dei danni provocati dall'occupazione. Quel teatro, si penserà, in un paese normale, una capitale d'Italia, un valore così importante come un teatro del Settecento verrà riaperto al pubblico nel più breve tempo possibile. Qualche lavoro d'adeguamento, ma poi si riapre. E no, neanche adesso, neanche in questo caso la risposta è positiva. Perché pensate un po', e poi ce ne parlerà il capogruppo De Priamo e parlerà della vicenda in generale. In realtà il Teatro Valle ancora non è riaperto, adesso scopriremo perché. Ma prima di lasciare la parola al capogruppo, io vorrei ringraziare veramente il gruppo di Fratelli d'Italia tutto, anche appunto i rappresentanti non presenti qui, quindi abbiamo qui la rappresentante, poi interverrà la consigliera Mennuni, la Rachele Mussolini che dovrà intervenire e forse ci raggiungerà telefonicamente, e il consigliere Figliomeni che non è presente qui ma che ovviamente sta seguendo in consiglio tutta la vicenda. Perché sono veramente degli eroi che quotidianamente su ogni istituzione, su ogni contesto combattono per la trasparenza, per la legalità e per la tutela dei fondi pubblici.
Lascio ora la parola a Andrea De Primo che spiega quale battaglia abbiamo fatto insieme a colpi di atti di accesso agli atti di sindacato ispettivo sulla vicenda della gestione che noi abbiamo voluto chiamare appunto come fosse un'opera teatrale scandalo nazionale al Teatro di Roma perché appunto c'è cioè veramente dell'incredibile. Poi andrò ancora più a fondo perché abbiamo fatto oggi, questo anche a beneficio della stampa che ci segue, so in remoto. E anche qui in presenza la ringrazio, perché contemporaneamente, adesso, in questo istante, è riunita l'assemblea dei soci per approvare, udite udite, il bilancio preventivo del 2020. Quindi siamo in esercizio provvisorio, ormai è maggio, e questo è un altro sintomo macroscopico dell'incapacità e inadeguatezza gestionale di questo CDA. Prego. Allora, Andrea De grazie, Priamo. grazie a Federico, grazie a Massimo Milani perché il fatto che questa conferenza stampa sia, diciamo, indetta non esclusivamente magari da Federico come responsabile nazionale della cultura e Fratelli d'Italia come parlamentare o da noi come gruppo consiliare, ma dal coordinamento romano rappresenta, di Fratelli d'Italia, rappresenta proprio anche, diciamo, la metafora della modalità in cui Fratelli d'Italia lavora in generale e in particolare sulla città dove veramente abbiamo un coordinamento romano molto attento a tutto il lavoro che poi negli enti locali o nel Parlamento piuttosto che in Regione o ancor più sul territorio, quindi penso anche ai consiglieri municipali, Fratelli d'Italia fa. E quindi oggi il coordinamento romano, per cui ringrazio appunto Massimo Milani, ci fa fare un po' sintesi sul lavoro fatto in particolare insieme a Federico in questi anni sul tema del Teatro di Roma e non solo, poi ci sarà un ulteriore diciamo, appuntamento in futuro successivamente in cui ci concentreremo anche sul Teatro dell'Opera. Recentemente c'è stato un consiglio, un'assemblea capitolina straordinaria, noi abbiamo fatto anche lì, poi adesso qui parleremo dell'accesso che abbiamo fatto sul Teatro di Roma, ma anche lì un accesso agli atti dove, che non veniva evaso, almeno questo insomma è stato evaso, diciamo così, e lì poi ci siamo rivolti al prefetto e solo dopo quello abbiamo finalmente avuto tutte le delibere del CDA, le stiamo attentamente esaminando, stiamo verificando già molte cose che sono degne di nota, a nostro avviso purtroppo non positivamente, quindi le andremo poi a raccontare e a confrontare anche quelle con la città, perché pensiamo, e qui mi arrivo al punto, che davvero sia inaccettabile che un bene così importante come è, come sono i beni artistici, culturali e quindi la produzione anche artistica della città di Roma non possa essere gestito con opacità, non possa essere gestito senza trasparenza e soprattutto non possa essere gestito senza che Roma Capitale, che è, insomma, ha una funzione comunque determinante, anche se qui non è l'unico attore, come abbiamo sentito, ci sono sul Teatro di Roma ovviamente responsabilità e oneri e onori anche della Regione e del governo, diciamo col MIBACT, però insomma che non si sappia mai nulla di quello che accade su questa realtà è inaccettabile. E vengo quindi, poi Federico entrerà più nel merito anche delle questioni di bilancio, ne abbiamo già parlato anche in un'altra conferenza stampa, del Teatro di Roma, le consulenze, le doppie consulenze o le consulenze delle consulenze, diciamo così, e tanti altri aspetti che sono stati insomma oggetto di molti rilievi anche da parte dei revisori e vedremo cosa accadrà oggi. Però nello specifico mi concentro un attimo su questo tema del Valle, perché abbiamo avuto una relazione da parte del responsabile unico del procedimento per quanto riguarda appunto il tema del Valle e anche una risposta chiaramente della sovrintendenza che appunto allegava questa nota che ricostruisce un po' la storia del Valle, ne parlava Federico, stiamo parlando di una struttura al di là di quello che rappresenta artisticamente di inestimabile valore. Un edificio addirittura costruito nel 500 e poi divenuto teatro dopo una serie di rifacimenti, come diceva Federico, che ben conosce, più di tutti noi conosce la vicenda, nel 1700, precisamente inaugurato nel 1727. Ecco, ovviamente non sto qui a fare tutta la storia del teatro, ma ho voluto dare il punto di partenza per capire di cosa stiamo parlando, cioè di quale
straordinario, insomma, vicenda e di quale straordinaria realtà stiamo parlando, però la storia sarebbe bella ed affascinante da fare, diciamo, l'attenzione del governo pontificio su questa struttura, la presenza della famiglia Capranica. E anche là poi le maniche furono messe da Valadier su questa struttura. Purtroppo, come è noto, nel 2011, quando proprio l'esperienza di governo di centrodestra stava dando lustro alla realtà del Teatro Valle, viene soppressa temporaneamente l'attività, cioè cessa definitivamente, chiedo scusa, l'attività dell'ente teatrale italiano, con una serie di diciamo, accaduta di conseguenze negative. Purtroppo, appunto, ciò significa fondamentalmente la chiusura del Valle e poi la sua occupazione, che ha ricordato Federico, che a nostro avviso purtroppo non ha portato assolutamente, al di là della metodologia dell'occupazione, un beneficio, non ha portato ad una riqualificazione e ad una rinascita del Valle. Al contrario, sarà da valutare, ma poi andremo magari anche a chiedere ulteriori documenti. Sarà da vedere, rispetto alla perizia che poi è stata fatta più recentemente, ne parlerò a breve, cosa è stato rilevato rispetto alle infiltrazioni, rispetto allo stato dei luoghi, perché dobbiamo ricordare che tra il 2016 e il 2017 viene svolto un primo appalto di 300.000 euro, pensate, solo per la verifica dello stato dei luoghi, saggi sulle strutture, sulle decorazioni, e mirato alla preservazione dello stato di fatto del bene tramite interventi puntuali sulle coperture per risolvere problemi di infiltrazione e umidità. Ciò significa che noi abbiamo speso come cittadini romani 300.000 euro solo per capire in che condizioni stava il teatro, se c'erano infiltrazioni che lo avevano danneggiato o potevano aver danneggiato delle parti importanti. Rifacciamo un attimo un passo indietro. Come nasce questo appalto? Succede che dopo l'occupazione, Roma Capitale nel 2014 l'occupazione cessa, e qui sarebbe da capire quali inconfessabili accordi, lo dico assumendo una responsabilità, eventualmente potrebbero essere stati fatti per far cessare questa occupazione. Fatto sta che l'occupazione cessa, e si porta avanti un percorso per l'acquisizione del teatro a Roma Capitale, quindi non più diciamo, al Ministero, ma a Roma Capitale. E viene fatto un progetto di valorizzazione e di gestione nel 2015, che porta nel 2015 ad un protocollo d'intesa tra il MIBACT e Roma Capitale. Ecco, dal 2015 sono passati 6 anni. E nonostante anche lo stanziamento di 2 milioni e mezzo, oltre a quei 300 mila che già ho ricordato, di fatto siamo arrivati ormai alla conclusione della consigliatura. Draghi, aggiungo per fortuna, tra pochi mesi andrà a casa, e non sono stati avviati i lavori per la riapertura. Non è di fatto avviato il recupero, non si concluderà la consigliatura con il recupero del Teatro Valle. Ora, le responsabilità a nostro avviso sono in questa amministrazione, probabilmente in parte anche nella precedente, nella Giunta Marino. C'è stato il periodo di commissariamento che ha dato luogo poi alla delibera, di fatto, della delibera 71 del 2016, quella che autorizza l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio dell'immobile, e quindi viene sottoscritto l'accordo di valorizzazione tra il Ministero dei Beni Culturali, quello del Turismo, l'Agenzia del Demanio e Roma Capitale. Tutto ciò per dire che questi anni sono stati, a nostro avviso, sprecati, gli ultimi anni, dal 2018, 2019, 2020. Evidentemente è inaccettabile che ci si mette tutto questo tempo per realizzare un appalto, per andare a diciamo, assegnare dei lavori. Quindi addirittura il 7 agosto 2020, solo il 7 2020, è stato sottoscritto il contratto di incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. Ad oggi è stata conclusa e consegnata la progettazione definitiva, che è stata autorizzata nel gennaio 21. Qui parliamo di un progetto comprensivo di opere strutturali, impiantistiche, interventi di restauro delle superfici, delle attrezzature, arredi, forniture necessarie per
per consentire la funzionalità del teatro e quindi l'apertura al pubblico. Ma nell'accesso agli atti che abbiamo fatto si conclude con questo punto, cioè si conclude con la notizia di un progetto definitivo che, come sappiamo bene, non è, diciamo, non è, o per quanto ci possa essere anche, diciamo, in parte l'esecutivo, non è altro che una delle fasi diciamo, dei passaggi burocratici, ma siamo ancora molto lontani dalla agognata apertura al pubblico. Quindi oggi sì, siamo qui per denunciare gli scandali, le consulenze, le inadempienze, e Federico approfondirà, ma siamo anche qui per dire che grazie a noi intanto sono usciti questi elementi sul Teatro Valle, e quindi abbiamo fatto anche un'operazione trasparenza. Però siamo insoddisfatti, perché è andata molto lenta questa amministrazione, e un obiettivo così importante, poi sarà necessario un ulteriore finanziamento di un terzo e ultimo appalto finalizzato al recupero degli appalti decorativi di altri 2,5 milioni, che ad oggi non sono stanziati, però quelli che sono stanziati hanno una tempistica sicuramente inaccettabile. E poi, oltre a dire questo, vogliamo anche capire, per quanto riguarda il Teatro India, lo dicevo prima, lo accennavo prima, quali sono stati i passaggi per cui sembrerebbe, risulterebbe che sostanzialmente il nocciolo di quella che è stata la fondazione Teatro Valle Bene Comune, quindi sostanzialmente il nucleo che aveva occupato il Teatro di Valle, sia, come dire, l'animatore del Teatro India, poi sveleremo alcune ipotesi. E ci potrebbero essere delle ipotesi da questo punto di vista, quindi andremo a fondo anche su questo. Abbiamo fatto anche un ulteriore accesso agli atti sul Teatro India. Da questo accesso agli atti potremo dire con maggiore certezza quello che qui abbiamo ipotizzato. Gli scritturati, le partite IVA nominate, che attività ci fanno, sarà interessante. Esatto, sarà interessante, quindi lo scandalo nazionale che riguarda il Teatro di Roma non finisce qui, come si diceva una volta, un noto programma televisivo, e noi continueremo a tenere queste luci accese per trasparenza, per denunciare quello che va denunciato, ma lo voglio anche dire, poi Federico lo potrà dire meglio di me, anche per l'amore che abbiamo verso questa materia, questo tema, verso il Teatro di Roma, così come verso il Teatro Costanzi, il Teatro dell'Opera, e quello che riteniamo poi che potranno essere le azioni per una gestione virtuosa di queste realtà. Sì, grazie Andrea, poi ti chiederò magari di reintervenire in conclusione per annunciare anche una serie di iniziative che faremo a livello comunale, sì, su questo. Ma creiamo un po' di sospanso, non voglio fare come Giordano, però veramente qui abbiamo tutti i documenti, sono documenti ufficiali, quindi a me dispiace che l'ex assessore Bergamo e vice sindaco ci abbia minacciato di querela, perché noi avevamo osato dire che lui era il mandante politico e comunque il garante politico, è più esatto, di tutta questa situazione del Teatro di Roma, del Teatro India, e quindi ci ha minacciato di guerra. Però innanzitutto noi siamo insindacabili nelle nostre funzioni, e dopodiché se c'è una querela ben venga, perché abbiamo tanti atti da mettere a disposizione della magistratura. Abbiamo già mandato più volte alla Corte dei Conti, e poi vedremo perché, e all'ANAC. ANAC, se ci sei, batti un colpo, perché abbiamo mandato question time, allegato la relazione dei revisori, l'abbiamo avuta anche in audizione. Non capiamo quale sia il compito dell'ANAC, eppure in passato, almeno con precedente presidente, era molto attivo e molto presente anche sulle cronache giudiziarie per la trasparenza, mentre adesso invece non ci sembra tale. Ma andiamo con ordine. Allora, io ho qui tra le mani tutti gli atti ufficiali, una informativa ai soci sui fatti gestionali dell'Associazione Teatro di Roma, firmata dai revisori dei conti, che è l'organismo vigilante, espresso anche dal Ministero della Cultura, l'organismo vigilante del Teatro di Roma, cioè quello che controlla se la gestione economica il bilancio economico del Teatro di Roma sia fatta in maniera virtuosa o meno. Ebbene, questa avrei un pacco alto così, ma ve lo risparmio, siamo in conferenza stampa, vi leggo la sintesi, che è l'ultima che riepiloga le altre. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione Teatro di Roma intende informare i soci sugli esiti delle verifiche successive alle due precedenti comunicazioni del 23 novembre 2020 e del 19 febbraio 2021, rappresentando quanto segue. In via preliminare si ricorda che dal mese di febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni del direttore Barberio Corsetti,
ha attribuito al presidente Bevilacqua ad interim tutte le deleghe funzionali e negoziali già in capo al direttore, tenendo in considerazione la circostanza che la gestione dell'associazione non possa essere demandata al Consiglio, se non per brevissimi periodi, non essendo previsto dallo Statuto. Dagli atti amministrativi dell'associazione non risultano tuttavia definiti né i poteri, né le modalità e né le tempistiche di esercizio delle suddette deleghe, cioè hanno dato una delega in bianco al presidente Bevilacqua, che ancora la sta esercitando, perché poi vedremo il direttore nominato con un compenso di 150.000 euro, Pinelli, peraltro proveniente dai Petroli, quindi non certo esperto di teatro, non ha ancora formalizzato l'incarico e non è stato formalizzato l'incarico, non ha accettato, non ha firmato, quindi non esiste ancora il direttore e c'è un presidente che accentra a sé tutte le funzioni e poi vedremo, non rispettando neanche la prassi di verifica del CDA e dell'organismo vigilante dei revisori. Nelle more della nomina del nuovo direttore del teatro, oggi dopo oltre un anno ancora vacante, lo scrivente collegio ha già rilevato nelle precedenti comunicazioni come il presidente abbia esercitato le deleghe di cui sopra senza riportarne gli esiti in sede di consiglio, procedendo a stipulare molteplici contratti di consulenza esterna e ad affidare alcuni contratti di servizio, atti in relazione ai quali il collegio ha effettuato una dettagliata verifica, le risultanze delle quali sono state riportate nel verbale del collegio dei revisori del numero 520 del 14 ottobre e del 3 novembre 2020, che è allegato, che vi risparmio, ma da cui si evincono tutte le consulenze, i doppioni di consulenze legali che in realtà poi fa segreteria del presidente, hanno assunto un avvocato appena nominato per fare la segreteria del presidente quando c'erano già altri consulenti legali, consulenze doppiate, funzioni doppiate, quando invece il regolamento pubblico degli enti pubblici e delle associazioni culturali di natura privata ma a contributo pubblico prevede che laddove ci siano ovviamente funzioni interne non si debbano esternalizzare. Nelle recenti verifiche del 12 aprile, e poi qui la collega Mennuni leggerà in sintesi di questa vera e propria ispezione, cioè i revisori dei conti, cosa non proprio usuale, perché già c'è comunque un rapporto di trasparenza e di fiducia, hanno fatto come fossero la Guardia di Finanza un blitz al Teatro di Roma, perché non riuscivano ad avere le carte, non riuscivano ad avere la trasparenza della gestione amministrativa. Il collegio ha riscontrato nuovamente delle forti criticità, cioè oggi è il 29 aprile, c'è l'assemblea in remoto, in contemporanea, dove stanno per approvare il bilancio preventivo e poi scopriremo un dato clamoroso sulla votazione del CDA su questo bilancio, ma non adesso. E il 12 aprile, quindi non più tardi di qualche giorno fa, due settimane fa, il collegio ha fatto un blitz che poi la collega Mennuni ci leggerà, il cui esito la collega Mennuni ci leggerà. Ha riscontrato nuovamente delle forti criticità nell'esercizio dei suoi poteri di delega da parte del presidente Bevilacqua, nonostante egli stesso avesse più volte espresso in consiglio la disponibilità a garantire la correttezza e la trasparenza della gestione degli affidamenti di incarichi di consulenza. L'esame della documentazione inerente alle consulenze è dettagliatamente riportato nel verbale del collegio dei revisori numero 5 del 2021 del 12 aprile, allegato alla presente. Prego, collega Mennuni. Da in conclusione, la parte quella in conclusione, a seguito dell'esame della suddetta documentazione, la parte interna. Leggo io? Ah. Allora, in conclusione, a seguito dell'esame della suddetta documentazione inerente alle consulenze affidate dal Presidente per il corrente anno 2021, il Collegio formula le seguenti osservazioni. Sono 1, 2, 3, 4, 5 veloci osservazioni, ma sentite la pesantezza dei termini utilizzati dai revisori dei conti. Le suddette consulenze sono state affidate per la maggior parte dei casi per via verbale e in assenza del relativo bilancio previsionale, cioè a bilancio non ancora approvato, verrà forse approvato oggi dall'assemblea dei soci. Noi abbiamo un presidente di un'associazione finanziata con i soldi di tutti, degli italiani, dei cittadini della regione Lazio e dei romani, che assegna consulenze a voce, cioè fa pagare fatture e le sigla. Le suddette consulenze sono state affidate per la maggior parte dei casi per via verbale, in assenza del relativo bilancio previsionale che ne autorizzi la spesa, con particolare riferimento a nuove figure professionali precedentemente mai contrattualizzate dall'associazione. Per le consulenze il cui termine si è concluso il precedente anno 2020, laddove siano state confermate nel rispetto del principio del cosiddetto bilancio in dodicesimi, perché questa è l'altra notizia, stiamo
col Teatro di Roma in bilancio in esercizio provvisorio, quindi a dimostrazione dell'incapacità e inadeguatezza del CDA. Non risulta alcun atto amministrativo degli organi dell'associazione che ne autorizzi formalmente la proroga. Come già rappresentato in precedenza, l'associazione potrebbe rispondere, questo lo dicono i revisori il 12 aprile, e oggi stanno votando il bilancio, i soci, potrebbe rispondere di danno erariale nel caso in cui non fosse dimostrato, facendo riferimento all'atto autorizzatorio della consulenza stessa, che sono stati affidati incarichi esterni a professionisti solo nel caso in cui sussista una impossibilità oggettiva di svolgere l'attività all'interno dell'ente con proprio personale. In particolare, come è noto, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere ai compiti affidatile con la propria organizzazione e il proprio personale in servizio. Il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o per eventi straordinari non sopperibili con la struttura interna. Nell'affidamento delle consulenze legali, il Presidente del CDA ha duplicato la medesima attività, affidandola contemporaneamente a due professionisti con conseguente raddoppio della relativa spesa. In nessuna circostanza il Presidente del CDA ha dato evidenza di aver proceduto nel rispetto della normativa di riferimento che prescrive alle amministrazioni interessate a disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, predisponendo tutti quegli strumenti idonei ad assicurare in modo adeguato l'osservanza dei principi di valenza generale, di trasparenza, pubblicità, apertura della libera concorrenza, nonché di rotazione degli incarichi, così come richiesto dall'ormai consolidata giurisprudenza interna e comunitaria. Ultima conclusione, in ragione della collegialità dell'organo amministrativo, gli incarichi di consulenza esterna richiedono adeguata informativa e condivisione in seno al Consiglio di amministrazione, circostanza mai avvenuta per le consulenze sopracitate. Il collegio inoltre intende ribadire l'inadeguatezza della struttura organizzativa dell'associazione, come già rilevato nelle precedenti segnalazioni ai soci, stante anche l'assenza della figura del responsabile amministrativo e del responsabile del personale, cioè pensate, una struttura che ha dipendenti senza responsabile amministrativo e del personale. Di tale inadeguatezza ne è prova indiscutibile il fatto che a tutt'oggi, altre due evidenze, al quarto tentativo, e viene quasi da ridere se non ci fosse da piangere, al quarto tentativo di riproposizione del bilancio previsionale del 2021, l'associazione non è stata ancora in grado di produrre un documento idoneo all'approvazione dell'Assemblea dei soci, stante rilievi proposti dal Collegio dei Revisori, prima, e recentemente dagli uffici di competenza di Roma Capitale. Volete ridere? Il socio di maggioranza, in data 14.4, nonostante il Presidente Bevilacqua abbia affidato l'ennesima consulenza esterna a un'associazione che doveva fare il bilancio dell'ente perché non avevano evidentemente responsabile amministrativo, scrive, praticamente, gli fa i conti, dice guardate che avete sbagliato il bilancio di 70.000 euro, quindi o lo fate quadrare o noi non approviamo niente. Questo Roma Capitale, non è Fratelli d'Italia, questi sono i revisori dei conti, non stiamo parlando di Fratelli d'Italia, non lo dice Fratelli d'Italia, lo dice l'organo di vigilanza che risponde ovviamente, manda a tutti al Ministero e anche alla Corte dei Conti. Questi fascicoli poi sono stati anche mandati alla Corte dei Conti e poi ci arriviamo sulla Corte dei Conti. Per quanto sopra riportato, come riportato nel verbale numero 5, 2021, del 12 aprile 2021, seppure in considerazione della deroga contenuta nell'articolo 106, comma primo, del DL 17 marzo 2020, numero 18, bla bla bla, convertito e così via, tuttavia il CDA non ha adottato alcuna delibera di differimento del termine statutario di approvazione del consultivo 2020 previsto per il corrente mese di aprile. Cioè è stato approvato dal CDA il bilancio preventivo senza che ci fosse stato il differimento dei termini per approvarlo, ma soprattutto senza che si scoprirà poi anche un altro documento che la riunione fatta il 21 aprile di corsa in realtà non era neanche legittima, perché il regolamento amministrativo prevede che il CDA non possa ovviamente convocarsi in via straordinaria per l'adempimento ordinario dell'approvazione del bilancio, cioè è come il Natale e il Capodanno, si sa che avvengono il 24 dicembre e il 31 dicembre, quindi tu lo prepari in maniera ordinaria, non lo puoi preparare in maniera
straordinaria, perché lo sai che sono ricorrenze. Per quanto sopra riportato e documentato, con la presente comunicazione il Collegio, nel rispetto dei propri doveri di vigilanza demandati dalla legge e statuto, ha ritenuto doveroso e inderogabile segnalare per la terza volta nel giro di pochi mesi le gravi criticità riscontrate nella gestione dell'associazione, lasciando all'assemblea dei soci ogni iniziativa utile ad evitare che tali circostanze possano ripetersi in modo reiterato. Ecco, questa è la sintesi. Sulla l'unica ultima integrazione c'è un'ulteriore nota che i revisori hanno dovuto fare rispetto a quello che dicevo prima, perché praticamente il 21-4, con il voto contrario della dottoressa e rappresentante del MIC, cioè il MIC in tutto questo, anche per i colleghi della stampa che ci seguono anche qui in remoto, lo scontro è, cioè il Ministero è talmente allarmato, è stato talmente allarmato dalle relazioni dei revisori dei conti che ha con il suo rappresentante ha bocciato, questa è la notizia, ha bocciato il bilancio del Teatro di Roma. E questo all'assemblea dei soci, che è in contemporanea, noi lanciamo un appello, ma sappiamo che per ragioni superiori ovviamente probabilmente verrà approvato questo bilancio. Ma la cosa gravissima che risulta agli atti è che i revisori dei conti hanno detto che questo CDA non è in grado di gestire la struttura, che ha fatto consulenze improprie, ha raddoppiato gli incarichi, ha assegnato incarichi quando non doveva, non c'è responsabile amministrativo, non c'è responsabile del personale, non c'è sostanzialmente neanche il direttore, è stato nominato questo famoso Pinelli a 150.000 euro l'anno, ma non ha ancora firmato il contratto e non ha ancora preso l'incarico, e si dice che probabilmente non lo farà, vista anche la condizione in cui sta. Non è esperto di teatro, quindi non ha mai gestito una struttura teatrale. Ma al di là di questo c'è un caos totale. Io passo la parola alla collega Mennuni e poi tiriamo le conclusioni, perché c'è un ultimo aspetto sulla questione della Corte dei Conti e del CDA, su come è composto, perché il CDA è composto, all'interno del CDA c'è una magistrato della Corte dei Conti, la dottoressa Rummo, e su questo poi concludo insieme all'India. Passo un attimo la parola alla collega, alla consigliera onorevole Lavinia Mennuni, e poi andiamo alle conclusioni che tiriamo su questa vicenda surreale, veramente bisognerebbe farne una trasmissione di quelle di denuncia, come fa Porro, come fa la 7 con l'aria che tira, come fa Giordano, come fanno Giletti, come fa Giletti. Quindi siamo a disposizione, ci sono tutti i documenti e anche i documenti istituzionali, quindi più tutti gli atti che abbiamo fatto noi, le interrogazioni di De Priamo, di Mennuni, di Mussolini, tutti gli atti dei consiglieri comunali, tutti gli atti, l'accesso agli atti che non sono stati esitati o che sono ancora in attesa di essere esitati. E il nostro question time che verrà discusso nei prossimi giorni, con tutte queste cose citate, a cui aspettiamo la risposta dal Ministro Franceschini. Prego Mennuni. Vai. Grazie veramente all'onorevole Federico Mollicone, insieme al capogruppo di Fratelli d'Italia, devo dire in Campidoglio, perché il compito ispettivo che è proprio e dei consiglieri comunali, ma ovviamente dei parlamentari, è stato espletato nel migliore dei modi. Il risultato e le risultanze espresse adesso dal onorevole in rappresentanza di tutti noi chiarisce come vi è stata, in quello che è il Teatro di Roma, che dovrebbe essere un'istituzione di grandissimo rilievo, di promozione, valorizzazione di quello che è il teatro nazionale e internazionale, oltre che romano e regionale, e si configura appunto come uno snodo di tutto quello che è il sistema culturale, ha invece purtroppo una gestione piuttosto pasticciata e di quelli che sono i conti, approvazioni di bilanci preventivi ritardate rispetto a quelle che sono le tempistiche in cui dovrebbero essere approvati, revisori dei conti che effettivamente, evidentemente, alla luce di quella che è la documentazione che abbiamo voluto esporre durante questa conferenza stampa, chiariscono che ci sono delle grandissime perplessità su quella che è la gestione di questo ente
fondamentale, di grandissimo rilievo, e d'altra parte, voglio dire, richiederebbe invece una grande capacità gestionale in capo a quello che è la direzione dello stesso, che oggi quindi mi sembra sia espletata dal suo presidente, perché non abbiamo allo Stato questa figura. Ora, spero veramente che luce sia fatta, ancora di più rispetto a quella che già noi, grazie all'espletamento dei nostri incarichi, siamo riusciti a svolgere. È evidente che sarà un tema che dovrà essere attenzionato anche dalla Commissione Trasparenza di Roma Capitale. Ricordo che quella Commissione Trasparenza fu colei che fece emergere tante volte in passato elementi estremamente gravi. Peraltro, visto che vediamo che il ministro del PD ha qualche perplessità seria che sta rappresentando in merito a questa gestione, sono certa, vero consigliere De Priamo, che il presidente della commissione, altrettanto del PD, vorrà seguirci in questa nostra azione attenta di verifica. Grazie. Grazie alla collega Mennuni. Ma andiamo a trarre un po' le fila di questa situazione. Allora, innanzitutto do anche agli amici della stampa in collegamento la notizia che ci arriva che ancora non è costituita l'assemblea dei soci, manca il comune, non pare che questa riunione non si riesca a fare, non sappiamo se si riuscirà a fare, quindi evidentemente qualche perplessità ci dovrebbe essere. Però andando a riassumere, allora, in sostanza, noi abbiamo il Teatro di Roma, i cui soci sono Ministero, Comune e Regione. E il Comune e la Regione fino ad oggi sono rappresentati in particolare dal Presidente Bevilacqua e la Regione dalla Dottoressa Rummo, Magistrato della Corte dei Conti. Ora, noi denunciamo la gestione assolutamente non trasparente e inadeguata del presidente Bevilacqua, una vera e propria mala gestione che continua, come risulta dall'ultima segnalazione del 14 aprile, nonostante i rilievi formali dei revisori. Forse solo se arrivasse la Guardia di Finanza a sequestrare tutto, probabilmente il presidente Bevilacqua la smetterebbe di firmare fatture e consulenze. Autorizzare spese, svolgendo il ruolo di fatto di direttore, fa tutto lui, ad oggi nominato ma non incaricato, come appunto dicevamo, senza di fatto continua a fare queste cose senza informare il CDA, esponendo l'ente al rischio di danno erariale. Il ruolo della consigliera Rummo, noi non abbiamo nulla, noi neanche la conosco formalmente con la consigliera Rummo, però segnaliamo che la consigliera della Corte dei Conti Rummo, la Corte dei Conti è organismo vigilante a cui rispondono tutte le associazioni culturali, istituzioni culturali che hanno un bilancio pubblico, deve avere evidentemente ottenuto, come prevedono i regolamenti, un nulla osta dall'ente di appartenenza. Però l'ente di appartenenza, ci chiediamo e lo chiediamo al Presidente della Corte dei Conti Carlino, a cui peraltro noi abbiamo mandato alla Corte dei Conti, abbiamo mandato il nostro question time con allegato le reazioni dei revisori dei conti, speriamo che qualcuno l'abbia guardato, come quale tipo di nulla osta può aver avuto la consigliera Rummo? Forse l'ente è stato non informato completamente, non si tratta di un'associazione culturale, ovvero è un'associazione culturale di natura privata, di diritto privato, ma è finanziata interamente dal pubblico per milioni di euro. Quindi non è compatibile il ruolo di un magistrato della Corte dei Conti, che è ente vigilante, organismo vigilante, con un comitato di gestione che eroga finanziamenti, approva consulenze, approva fondi. Non è compatibile. Se invece è compatibile, lo mettessero nero su bianco e ce lo scrivessero, ma a noi risulta che per legge non è compatibile. Quindi noi chiediamo, un altro punto, poi andiamo alle rivendicazioni col collega De Priamo. Partecipazione al FUS, ci risulta che non ci siano tutti i requisiti con questa struttura fantasiosa del Teatro di Roma per avere il FUS. Noi ovviamente vogliamo bene al Teatro di Roma, che è un teatro nazionale grazie al lavoro fatto dal Presidente Petroni, che lo fece riconoscere come teatro nazionale, ma non vorremmo che 1,4 milioni circa del FUS saltasse dal bilancio, perché in quel caso l'ente porta
i libri in fallimento e c'è uno sbilancio tale che ovviamente non può più andare avanti. Quindi però aspettiamo risposte anche grazie al nostro Question Time che è stato presentato insieme alla collega Frassinetti e dovrebbe rispondere nei prossimi giorni in Question Time il sottosegretario alla cultura Borgonzoni proprio su questo e su altri aspetti denunciati che abbiamo detto prima. 4. La gestione artistica. La gestione artistica è disastrosa. Abbiamo prima Barberio Cossetti che era direttore, poi c'è la vicenda di un'inchiesta che non riguarda lui se non per omesso controllo, per cui i revisori dicono, mettono nero su bianco, quel direttore non ha saputo controllare la struttura, quindi si deve dimettere. Cossetti si dimette e magicamente, puff, viene riassunto come consulente artistico, con più o meno lo stesso stipendio. Stipendio che poi vedremo, consulenza identica, circa 145.000 euro, che poi vedremo, lui si riduce, ma in realtà non è una riduzione perché c'è un aumento delle regie e così è tutto un gioco delle tre carte, come dicono a Roma. E questa gestione artistica è assolutamente fallimentare, non solo, ma nomina il subconsulente del consulente artistico, tale Francesca Corona, catalizzatrice, diciamo, di una serie di ambienti che dalla programmazione, da alcuni accessi agli atti, da alcuni sconti incrociati sui bilanci e da accessi agli atti che stiamo ancora aspettando e che ancora non ci arrivano, anche questo sulla trasparenza è Comune di Roma, siete un po' in ritardo, molto in ritardo, e di fatto ha trasformato il Teatro India non in un teatro finanziato dai soldi pubblici, ma chiuso con Covid, ma risultano a bilancio nominati, scritturati, consulenti, a teatro chiuso, addirittura risulta un aumento del 50% circa della retribuzione della stessa Corona, a teatro chiuso. E poi hanno fatto la manfrina, anche questa organizzata dal Teatro di Roma, con tanto di comunicati stampa di solidarietà e preorganizzazione, perché è una finta occupazione, di addirittura tutta un'altra parte di antagonisti, centri sociali, Acrobax, tutti i centri sociali che non c'entrano niente con il teatro, mentre gli attori veri, le compagnie teatro vere, i gestori di teatri veri fanno la fame. Qui abbiamo un teatro pubblico che ha scritturato interi ambienti antagonisti, trasformando il Teatro India in un centro sociale, dove si dice, e su questo aspettiamo la risposta al Question Time e anche alle interrogazioni e alle altre iniziative che adesso annuncerà il collega De Priamo, dove si dice addirittura che sia stato trasformato in una foresteria, cioè in sostanza ci abitano, ci dormono, ci dormirebbero, ci abiterebbero, ci sarebbe una finestra aperta su un immobile vincolato di archeologia industriale qual è l'India, addirittura una cucina e una serie di attività, considerando il fatto che quello è accatastato come teatro, nella migliore delle ipotesi, non come magazzino o come officina, per cui non può essere sede di... non è abitabile, cioè non può essere abitato. Quindi, per fare, diciamo, anche su questo del Teatro India sarebbe un paradosso, perché il Teatro India di fatto è diventato un centro sociale India e anche questa questione del Teatro Valle che sottolineava il collega De Priamo, e ci avviamo a conclusione, è sintomatica, perché per questi ambienti è simbolico ritornare in possesso del bene comune Teatro Valle. Per cui che cosa succede? Che qui abbiamo gli accessi agli atti che dimostrano la fallimentare gestione dei lavori pubblici anche e culturali dell'amministrazione Raggi, per cui dopo 5 anni si sono spese 300.000 euro per vedere che lavori fare e è stato assegnato solo il progetto esecutivo. Ma in più il Teatro di Roma intanto ha restaurato a spese sue 40.000 euro il foyer del Teatro Valle, che si chiama sempre Teatro Valle, dove guarda caso il Teatro India, quegli ambienti stessi lì, stanno facendo laboratori, Radio India, laboratori per su teatrali, per poter dire siamo ritornati al Valle Bene Comune. Ecco, noi non vorremmo che ci fosse questa situazione, perché se c'è questa situazione si configura anche l'associazione a delinquere, poi chi ne farà parte aspetterà i magistrati. Quindi, concludendo questa conferenza stampa molto approfondita, io spero che non ci sia il numero legale per fare l'assemblea dei soci e facciamo un appello all'assemblea dei soci affinché non venga approvato questo bilancio, affinché venga commissariato, lascio la parola a De Priamo per le altre iniziative in Commissione Cultura e poi concludo davvero. Sì, noi oltre ad attendere anche l'accesso sul Teatro India e quindi i documenti di cui parlava poco fa Federico,
Chiederemo alla Commissione Cultura, di cui io sono vicepresidente, un focus con una serie di audizioni rispetto a tutti i punti che abbiamo messo in campo oggi e anche nelle precedenti occasioni. Quindi audizione del management, del direttore del teatro, audizione della sovrintendenza, audizione di chi cura e ha curato il responsabile unico del procedimento per quanto riguarda il Teatro Valle e per tutti gli altri aspetti relativi al Teatro India. Quindi la Presidente della Commissione, Presidente Guadagno, ad oggi si è occupata del Teatro di Roma solo quando sempre in precedenza l'avevamo chiesto noi, ma le chiediamo oggi, visto le cose che sono state anche da noi qui oggi ricordate e anche gli obblighi dell'amministrazione, le adempienze dell'amministrazione capitolina, di dedicare più sedute, neanche una sola seduta, perché credo che sia importante l'audizione dei singoli soggetti che ho poc'anzi citato, al Teatro di Roma, affinché si faccia chiarezza e anche l'amministrazione capitolina, ma così come la sovrintendenza capitolina e così come tutti i responsabili del Teatro di Roma, possano rispondere di ciò che hanno fatto e possano chiarire le loro attività e le loro iniziative alla città. E ringrazio ancora una volta, anche oltre alla collega Mennoni, i colleghi che non sono presenti qui, e quindi chiaramente Francesco Figliomeni, Rachele Mussolini e la stessa Giorgia Meloni, che ricordiamo è anche consigliere capitolina e la presidente di Fratelli d'Italia, ci supporta sempre nelle attività che facciamo anche a livello capitolino, visto il suo amore per la città. Grazie. Grazie Andrea, ovviamente hai ricordato tutto il gruppo, hai fatto benissimo. Io concludo veramente quindi rinnovando l'appello alla Corte dei Conti a verificare la posizione del magistrato Rummo all'interno del CDA, ai soci, al Ministero che fino ad ora si è, devo dire, si è manifestato con estremo rigore e trasparenza. E anche il voto contrario del rappresentante del MIC in sede del CDA lo ha dimostrato, quindi questo dimostra che Fratelli d'Italia non fa un'opposizione alla cieca, ma se c'è un esempio di trasparenza e di buon governo, o comunque che tende al buon governo, noi lo sottolineiamo anche se fa parte della maggioranza. Quindi in questo caso la notizia è che c'è il Ministero che vota, boccia il CDA del Teatro di Roma, boccia il bilancio. Chiediamo il commissariamento di tutto il CDA e del Presidente, ma qualora non ci dovesse essere, sicuramente la sostituzione del magistrato Rummo, che è in proprio come presenza lì e in conflitto di interessi. Per quanto riguarda poi il resto, ricordiamo il question time in commissione che sarà nei prossimi giorni, dove abbiamo sintetizzato tutta la vicenda e chiediamo conto al Ministero anche sul FUS. Abbiamo le interrogazioni accesso agli atti che ricordo l'ex assessore Bergamo, a cui l'ex assessore Bergamo non ha risposto. Abbiamo avuto gli atti solo perché abbiamo scritto al prefetto di Roma e quindi ha poco da lamentarsi in quanto a attacchi e trasparenza. E vogliamo capire e fare luce su quello che succede al Teatro India, perché attualmente ci risulta essere quasi un centro sociale. Concludiamo veramente, non daremo tregua al Teatro di Roma, al Presidente Bevilacqua, a questa gestione, perché noi amiamo il teatro, siamo dalla parte dei veri attori, compagnie teatrali, gestori di teatro, soprattutto quelli privati, che in questi mesi sono rimasti chiusi senza con indennizi ridicoli, mentre queste persone hanno continuato a percepire migliaia di euro di tutti gli italiani e dei romani e gestendo il teatro chiuso come fosse cosa loro. Quindi noi siamo assolutamente dalla parte della trasparenza, della legalità e di tutti i cittadini che vogliono riavere i teatri aperti, anche l'India, il Teatro Valle, tutti i teatri di cintura, il Globe e il Teatro di Roma, ma vogliono che sia gestito in maniera trasparente. Per cui Franceschini batti un colpo, Zingaretti cerca di capire, di intendere, di governare quello che succede nei tuoi uffici con i tuoi rappresentanti e Comune di Roma anche fai opera di pulizia e trasparenza, perché adesso il Teatro di Roma è veramente qualcosa di opaco e pericoloso per le pubbliche finanze. Grazie a tutti, continueremo a tenere alta
questa diciamo, attenzione sul Teatro di Roma, e la prossima puntata sarà sul teatro, sull'Opera di Roma, a cui ci lega qualche 10 anni di battaglie, anche lì per la trasparenza in difesa dei lavoratori e per la corretta gestione. Grazie a tutti.